Si prospetta un luglio bollente dal punto di vista videoludico. Tra le uscite spicca senza dubbio quella di Pikmin 4, ma questo mese assisteremo anche al clamoroso debutto di Ratchet & Clank Rift Apart su PC, all'arrivo dell'inquietante Oxenfree 2 Lost Signals e quello di Immortals of Aveum. E senza dimenticare il grande ritorno di Telltale Games con l'avventura episodica dedicata a The Expanse. Ecco, lo sapevo, ci stiamo già scaldando, quindi tagliamo corto e diamo un'occhiata più nel dettaglio ai giochi in uscita a luglio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Ambientato 5 anni dopo gli eventi del primo capitolo, Oxenfree 2 Lost Signals ci mette nei panni di Riley, che torna nella sua città natale in Oregon per scoprire la natura di alcuni misteriosi segnali radio che interferiscono con le sue apparecchiature. Pur mantenendo intatta la formula di partenza, gli autori hanno cercato di arricchire l'esperienza sotto tutti i punti di vista, curando in particolare la scrittura dei dialoghi e la caratterizzazione dei personaggi, e generando così atmosfere che apriranno le porte a un orrore interdimensionale. Exoprimal proverà a ritagliarsi una fetta di appassionati di sparatutto cooperativi catapultandoci sul campo di battaglia mentre veniamo aggrediti da orde di velociraptor e altri rettili preistorici. Per vincere questa guerra apparentemente impossibile potremo contare però su una serie di armature ad alta tecnologia, le Exocorazze, e su un arsenale di armi devastanti come mitragliatori, fucili e missili dalla potenza dirompente. La celebre serie Jagged Alliance torna dopo una lunghissima assenza con un episodio che promette di rilanciare il gameplay strategico a turni che la caratterizza fin dagli esordi. A fare da sfondo a Jagged Alliance 3 è Grand Xi'an, una nazione fittizia dilaniata da un sanguinoso conflitto interno che scoppia quando una forza paramilitare prende il controllo dei territori dopo aver fatto sparire il presidente. Al comando di una squadra di abili mercenari starà a noi ritrovare il capo di Stato e ristabilire l'ordine. Titolo d'esordio di Ascendant Studios, Immortals of Aveum è uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo in cui la magia regna sovrana. Finito sull'orlo della distruzione a causa di un conflitto tra fazioni che dura da sempre, il regno di Aveum è ferito. Un enorme squarcio si estende infatti nel sottosuolo, nutrendosi di violenza e terrore. Al comando di Jack, un mago in grado di attingere a tutte e tre le fonti magiche che animano il mondo, dovremo affrontare una campagna a base narrativa che promette di sorprenderci per la qualità della scrittura, per un comparto tecnico d'eccellenza e per un gameplay veloce ed entusiasmante. Senza dubbio il piatto forte di luglio, Pikmin 4 è l'ultimo capitolo della famosa serie strategica di Nintendo disponibile in esclusiva su Switch. Impegnati in una missione di salvataggio su un pianeta remoto, dovremo recuperare non solo il capitano Olimar, ma anche una serie di altri personaggi, ciascuno dotato di abilità che andranno ad arricchire man mano il gameplay. E anche stavolta verranno in nostro aiuto i Pikmin, piccole ma tenaci creature che a seconda del proprio colore possono eseguire determinate azioni e interagire in maniera differente con lo scenario, così da offrirci la possibile soluzione agli enigmi ambientali che ci troveremo ad affrontare. Dopo il successo di Remnant From the Ashes, la serie action di Gunfire Games torna con Remnant 2, proiettandoci ancora una volta in un inquietante mondo post-apocalittico. Da soli o in compagnia di tre amici esploreremo un'ambientazione sempre diversa grazie ai meccanismi procedurali e dopo aver scelto il nostro combattente fra tre classi disponibili, avremo il compito di liberare il mondo dalla minaccia delle creature oscure che vogliono distruggerlo. Sembrava impossibile e invece ecco la versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart, lo straordinario action di Insomniac Games uscito su PS5 nel 2021. Un'avventura densa di contenuti e dotata di un comparto tecnico da capogiro e capace di dare vita a sequenze visivamente incredibili. Si tratta di un'esperienza adatta a ogni tipo di giocatore, divertente, accessibile e sostenuta da un gameplay che teme ben pochi confronti. È tempo di revival con Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, reinterpretazione a base roguelike post-apocalittica del classico picchiaduro a scorrimento di Technos Japan. Il titolo ci immergerà nelle strade di una New York devastata dalle guerre nucleari e invasa da orde di spietati predoni che minacciano i pochi sopravvissuti. I fratelli Billy e Jimmy Lee però non intendono piegarsi e decidono di lottare per liberare la città insieme a un manipolo di fedeli alleati. Il gioco proporrà oltre 10 personaggi che potremo controllare in single player oppure nel classico multiplayer cooperativo in locale per due giocatori, accompagnati da una grafica in pixel art che rende omaggio all'epoca dei grandi coin-op. Deck Nine e Telltale Games hanno unito le forze per consegnarci The Expanse a Telltale Series, una nuova avventura a episodi ispirata all'universo sci-fi creato da James S.A. Corey.
Affronteremo una storia inedita che vedrà come protagonista Kamina Drummer, scaltra comandante di una nave a caccia di risorse preziose che si ritroverà ad affrontare situazioni pericolose e a prendere decisioni complicate. E queste scelte andranno inevitabilmente a influenzare il corso degli eventi nell'ambito di una vicenda che riprende le atmosfere dello show disponibile su Amazon. I personaggi classici Disney hanno un'antica e gloriosa tradizione quando si parla di videogiochi e Disney Illusion Island prova a rilanciarla con un coloratissimo platform giocabile sia da soli che in cooperativa. Pensato come un'esperienza non violenta e priva di combattimenti, il gioco ci permetterà di esplorare quattro grandi regioni al comando di figure iconiche come Topolino, Pippo, Minnie e Paperino. Un'avventura a base di enigmi ambientali e collaborazione che si preannuncia fresca e divertente. Ed ecco infine una carrellata degli altri giochi previsti per luglio. Quali sono quelli che aspettate di più?